family, benvenuti in una nuova 11 miglia direttamente in Transilvania. Cioè, non so se mi spiego. Mamma mia, partiamo mamma proprio mia. Così. Boom. Se già quelle di prima mi facevano paura, questa proprio. Per chi non sapesse niente, si vergogni. Vado immediatamente a recuperare il video che è uscito, perché scoprirà il motivo per cui siamo qua. Qualcuno ci ha tirato sul balcone un Death Note. Io ve la faccio proprio breve. All'interno di questo Death Note, sapete le regole del Death Note, se non le sapete andate a informarvi o guardate il nostro video precedente. All'interno di questo Death Note c'era una strada, c'era scritto il nome di una strada, cioè quella dove noi siamo in questo preciso momento. E Paolo ha deciso di svolgere qui una 11 miglia perché secondo lui questa strada si prestava bene, poi perché in qualche modo poteva essere interessante vedere, magari capire perché era nominata all'interno di quel Death Note. Non potrei chiedere di meglio di una serata così. Io invece saprei cosa chiedere. Però ecco, raga, siamo sulla strada. Non sappiamo niente, però sappiamo delle regole basi. Adesso sì. Spegnerò la macchina, la riaccenderò e a quel punto è finita. Cioè, bisogna andare avanti. Certo. Mantenere una velocità di crociera costante. Certo. E tenere a mente delle miglia che passeranno. Come sempre, vige la regola. Prima la facciamo, prima la finiamo. Ovvio. Intanto. Va bene. Bello buio. Porca vacca. Fai un po' tu. Va bene. Inizia ufficialmente la nostra 11 miglia. Ci metteremo dai cavi. Partito. Di nuovo. Sempre in questa situazione. Buio, eh. Vabbè, un po' tu. Oh, raga, la via che era scritta lì non l'ho decisa io, eh. Ah, no. Poteva essere una via del centro, guarda. Invece mai, eh. Mamma mia, raga, c'è un vento fuori. Lo vedo. È vero. Ma un vento. Anche perché, guarda, per adesso io vedo che sta proprio scorrendo bene tutto. Io ho un'ansia. Un'ansia? Perché un'ansia? Non lo so. Ah, ci siamo quasi, eh? Ci stiamo avvicinando al primo miglio. Cos'è là? Dove? Là. Si muove. Da dove? C'è una roba lì. Non vedo, si muove. Non vedo. Avete una torcia? Sì. No, ragazzi, dovete armare la macchina. Ma cosa? Cos'è quella roba lì che si muove? Non lo so. Quello era un orso. Era forte. Guardami. No, non vedo nulla. Era un orso, eh. Porca vacca. Okay, pensa calma. Pensa se ero fuori. Calma. Era secco, eh. Raga, ma ci sono orsi così in Romania? E minchia. È piena. Giuramelo. Di brutto. È piena. Giura. Te lo giuro, è piena. Oddio. Giura, come fai a saperlo? Tu hai visto gli occhietti? Non potevi dirmelo? No, non hai capito. Io ho visto una palla nera che si muoveva. Ora deduco. Era il culo.
Ma sono così, raga? E sono enormi, E qua dove siamo? Sui Carpazi? Sì. Sì. Ci poi sono ci gli orsi saranno... sui Carpazi? Ma scherzi? In Romania è pieno di orsi. Momenti vomito. Che infarto. Momenti vomito. Non ci segue, no? Se mi dite che è normale in Romania beccare orsi, non mi preoccupo. Cioè, io non sono mai stato in Romania, però so che ci sono tanti orsi, ecco. C'è ancora l'attacco degli orsi e siamo a posto. Ma in teoria no, se sono in macchina. No, infatti, calma. Stiamo... Poi mica ci sta seguendo, Bisogna andare piano, quindi... Esatto, verso il secondo miglio. Sempre più nel nulla, tra l'altro. Non sappiamo neanche dove va questa strada, dove porta. Cioè stiamo andando proprio alla cieca. Alla cieca, così, a caso. Io... Guarda. C'è la fobia che qualcosa mi salti davanti. Lo so. Poi non lo so, non mi sento tranquillo perché ovviamente non sono... No, poi non hai neanche la tua macchina. No. Quindi stai comunque guidando una macchina che non sei abituato. Ok, dai, però stiamo per arrivare al secondo miglio. E la situa è tranquilla. Ci siamo. Siamo al secondo miglio? Ora. Non muovo. Secondo miglio, secondo miglio, secondo miglio, secondo miglio. C'è qualche macchina, quindi qualcuno di vivo c'è su questa strada. Ok. Sempre che non siano cose che vediamo solo noi. Sbaglio, sta arrivando la nebbia. Che stai dicendo? Sta scendendo dalla foschia. Bene. In mezzo agli orsi con la foschia. Ottimo. Ottimo, direi. Vado, però è nero, Scusa, ma per curiosità. Ah sì, no, ma accendi, accendi. Apri. Ma sei fuori? Apri. No. Quando andiamo nel panico si sparano parole sì, a caso. No, vabbè, apri. Apri. Guarda che un attimo che se ti salta poi di nuovo fuori un orso. Appunto. Cioè, ma non è per un capriolo, Qua è brutto, qua non è brutto. Il massimo. Allora, qua è Però dai, stiamo arrivando anche al terzo miglio. Abbastanza agevolati. Cosa è successo? Oddio! Non so. No, perché non vai lo so. Indietro? Non lo so. Accelera! Accelera! Ha dei vuoti, raga. Ha dei vuoti. Accelera. Paolo, ma siamo matti? Di nuovo? Che cavolo ne so io? Te lo giuro, Non mi piace, perché va bene tutto, ma non sulla macchina. No, cioè, più che altro perché qua, Io ringrazio solo il cielo che non si è fermata del tutto. Esatto. Che ha inchiodato e è ripartita. Ma ha dei vuoti strani. Sì, ma quella è proprio stata una... No, quella è stata un'inchiodata. Quella è stata un'inchiodata. Come se fossi andato a sbattere contro qualcosa. Sì, esatto. Siamo in mezzo al niente. Nulla. In mezzo al niente. Non c'è nulla. Che ansia. Ogni tanto ho il cuore in gola. Io uguale. C'è tipo un po' di tachicardia. Ogni tanto mi sembra di vedere robe nella strada che poi vabbè, in realtà non bene. Ci sono. Ok, ci raga. Un lumino. Quanto lumino? Un lumino in mezzo alla strada. Dove? Che c'è?
Perché? Un lumino in mezzo alla strada. Ma in mezzo, lì vicino alla strada. Sì, mi guardo. No, più che altro no. Quarto miglio. Pam. Lumino. Non so perché ho quella sensazione che sta per succedere qualcosa. Bravo. Vero? Quella calma apparente che poi bam. Io non so perché ho la sensazione di aver già visto altri lumini. Ma cosa dici? Dove l'hai vista? Dove? Prima, mentre venivamo in qua. Mi sembra di averli già visti. Siamo quasi a Punto Miglio. Lì dal cartello è Quinto Miglio, più o meno. Raga, il lumino! Un altro! Ma allora non è normale, scusa, Hai visto? Sì, lo vedo. Raga, non è normale! A sto giro l'ho proprio visto. L'hai visto? L'ho ripreso. Scusate, perché mettono dei lumini da ogni volta che facciamo un miglio? Non lo so. Anche qui. Dove stiamo andando? Per quanto mi riguarda, l'inferno. Ma sei scemo? Non lo so, è una strada nera che da verso il nulla. Che ne so, Paul. Dell'acqua. Poi è nero totale di fianco, cioè non vedo nulla. Stiamo per andare nel sesto piano. Dai, che siamo a metà. Superato il sesto è tutto poi in discesa. Sì. Perché sempre più vicino all'undicesimo. Che palle questo portaiella. Una detta. Toccatevi tutti quanti, anche quelli che stanno guardando il video. Sì, toccatevi tutti. Però sesto miglio sta per arrivare. Paolo, accosti. Che cavolo è? Mi devo vomitare. Che schifo, un capello. Cos'è? Sono dei capelli. Sono dei capelli. Ma dopo. Che schifo. Non posso guardarti. Neanch'io. Puoi bere? Un'acqua? Ah, madò, che schifo. Non posso guardarti, Paul. Madò, che schifo. Che sbocco. Che sbocco. No, minchia, a momenti muoio come uno stronzo. Che sbocco. Mi devo vomitare, te lo giuro. Ce l'ho qua. Anch'io qua. Più qui. No, aspetta. Qui ce l'ho, qui. Oh, ma... Stai fermo un attimo, chi se ne fa, raga, della 11 miglia? Madonna. Ti giuro. Che schifo. No, non voglio sboccare. Come vuoi sboccare? No, non voglio sboccare, c'ho paura. Ma neanch'io voglio. Che schifo, mi è salito tutto. Giuro, sto malissimo. Giuro, basta. Basta, sto malissimo. Cazzo, ci faceva un capello, sto Paul. Veramente malissimo. Cosa ci faceva quel capello nero nella tua bocca? Al sesto miglio. Al sesto miglio. Ci sento sboccare. Penso che se non prendo un infarto adesso non lo prendo mai più. Ah no. E tra l'altro soffocata dal vomito che in momenti sparo fuori. Perché però? Non lo so. Scusate, a prescindere da tutto, c'è un collegamento
con quello che ci sta succedendo? La macchina che frena da sola. C'è di nuovo il lumino. Non ci credo. Non ci credo. Dietro. Non so come hai fatto a non pestarlo. Dovrebbe essere. Oh, qua. È qua. L'hai visto? È qua, è qua, è qua, è qua. E lo so, è a 30 centimetri dalla macchina. Ma ecco, lo stai filmando. Lo sto filmando, guarda, Paul, guarda. Ma raga, ma non è normale, ma non è normale. Ma non è normale che a ogni miglio c'è un cazzo di lumino. Non lo so perché, non lo so perché. Ma adesso mi dici, cioè, mi potete trovare un senso a tutto questo? Dei lumini, del fatto che sto per morire soffocato, del fatto che, no, più che la altro, macchina è inchiodata. Aspetta, allora aspetta, io più che altro... Raga, io non ho mai fatto una 11 miglia così pesante. No, ma proprio tosta. Pesante. È tosta, raga. Pesante, un incubo. Mi sembra di stare dentro un film dell'orrore, lo ma so, proprio lo so, quelli. Lo so. Quelli proprio ansiogeni fin dal primo minuto. Mi spiegate, potrebbero... L'unica differenza. Stai bene, Paul? Sì, perché? No, perché dallo specchietto ti vedo. Non lo so, strano. Dallo specchietto. Sì, dallo specchietto così mi sembrava che fosse strano. Poi magari lo specchietto che mi fa vedere. Raga, l'unica differenza dalle altre volte è che siamo andati a fare questa cosa in una strada dove c'entra un Death Note. Sì, appunto. C'entra un Death Note. Quindi il Death Note. Io, ragazzi, non riesco a capire, non riesco a collegare. Ce l'abbiamo, vero, dietro? Ce l'abbiamo? Sì, sì, ce l'abbiamo. Dai, me lo passi un attimo. Leggi un po'. Leggi. Conta un po' i nomi. Cosa? Raga. Cosa? C'entra Death Note. Say you be gone and doing the chase. Like an old day, now you all in my face. Fuck what you say, bitch, still on my base. Better for you, I be counting them days. Took me a life just to keep up the pace.